Team competitivi monoregionali. È quello che proveremo a fare in questa serie che già avevamo iniziato con la Reg G. La Reg G è finita prima che noi, tra l'altro, potessimo terminare la serie con tutte le regioni, ma non è un problema perché la ricominciamo e quindi ripartiamo con la regione di Kanto, il team di Gen 1. Eccolo qui. Come potete vedere, ho mantenuto alcuni dei Pokémon, magari sono stati un pochino rivisti, alcuni dei componenti dello scorso video. Abbiamo chiaramente dovuto eliminare tutti i Pokémon leggendari che non sono permessi in questo formato. Abbiamo inserito delle cose nuove, ci sono delle cose strane, delle cose interessanti. In ogni caso vi lascio il codice del rental, è lì in alto, ormai lo sapete, e in descrizione c'è il paste per poter riprodurre il team su Showdown e dare un'occhiata alle spread, che non sono poi così incredibili. Detto questo, noi adesso andiamo a cercare una partita e vediamo il team Monocanto cosa riesce a combinare in Reg H. Ecco qui il nostro avversario di oggi, ha un Pokémon che mai mi sarei aspettato di vedere, che è Minior. Minior cosa fa a parte saltare per aria? Diciamo che questo non è un team dove mi aspetto che salti per aria, però c'è Goldengo, quindi ritratto tutto. Potrebbe saltare per aria. Tre cose, vedo un team molto bulky, perché c'è la neve con Velaurora, Arcaludon è abbastanza complicato da tirare giù. Sto ragionando su cosa fare, se eventualmente partire subito di Charizard Ninetales cattivo. Penso che andrò di Dragonite. Gyarados no, perché non ha attaccanti fisici, meno che Zarena, ma poca roba. Allora, fortunatamente siamo in classifica bassi, in modo che con team seri questo, cioè, i miei team mono regionali esplodono, letteralmente. Allora, lui ha il Pokémon acqua come mi aspettavo, però avrà il Ninetales dietro per levarmi il sole, quindi in realtà non benissimo. Io penso che leverà Zarena e metterà dentro Ninetales. Come posso uscire da questa situazione? Risposta, non puoi. L'unica cosa che posso provare a fare è fare più danni possibili adesso. Perché appunto quando entrerà Ninetales adesso saremo messi molto male. E quindi proviamo a fare grossi danni adesso, perché dopo sarà un casino. Se scoppia il mio Ninetales adesso, quindi perdo la possibilità di mettere il sole per Venusaur dietro dopo, abbiamo già perso. Purtroppo abbiamo perso diversi moltiplicatori, però comunque un po' di danno dovrebbe farlo. No, Primarina V non ha preso. Fantastico. Attenzione. Attenzione. Non è andato in mossa water. Questo ci salva tantissimo. Cioè, ci salva. Piano. Ok. Questo è Goldengo. Ok. Allora, noi bisogna che Ninetales lo leviamo prima di subito. E Charizard purtroppo non può proteggere perché è Scarf. Potrei anche adoperare un doppio switch. Mi sembra abbastanza safe fare doppio switch. Io fossi nel suo Goldengo proteggerei tutta la vita, Non mi sognerei mai di rimanere lì davanti a un Charizard che ti ha praticamente sciolto il tuo Ninetales. No, no, lì Goldengo deve proteggere, oppure se è Scarf o Specs se ne deve andare. Altrimenti è da pazzi criminali.
No, invece lui se ne frega e resta, perché può tirare. Tera volante. Avresti preso comunque una bella pigna, soprattutto se fossi rimasto a fare altruismo. Gemma forza mi fa pensare che sia Specs. Ok, lui bel predictasso ci ha fatto. A questo punto lui chi c'ha dietro da far entrare su Primarina? Arcaludon eventualmente. Allora, penso che sia abbastanza safe se io faccio Sonnifero qui. E qui posso fare un... butto dentro Ninetales a rimettere il sole, così ce lo abbiamo per il resto della partita. Anche se muore Ninetales, guarda, mi fa un favore, così mi libera l'ingresso, può rientrare Charizard o cose varie. Nifero qui, benissimo, così lui per un po' lo abbiamo sistemato. Sarebbe rimasto a prendersi un Leaf Storm, ora lui non lo sa che non ce l'ho, però... Perfetto, mi va benissimo. Ora, il fatto che lui abbia una mossa roccia e io ho un Pokémon volante, un Pokémon fuoco dietro, non è che mi faccia proprio impazzire alla grande, però... Ora, il mio dubbio è, lo sciogliamo Goldengo con Heatwave? Abbiamo Terra Fuoco, Solar Power, Sottosole, Cristo. Secondo me, a meno che non sia il Goldengo 252 difesa speciale, io direi che dovremmo farcela. Allora, Giga Assorbimento qui e Heatwave. Se entra Arcaludon, comunque si prende Heatwave, ragazzi. Ah no, è Zarena che l'abbiamo visto prima. Allora non benissimo per te. Abbiamo missato Zarena. Vabbè. Male minore. Se viene giù Goldengo va bene. Ottimo lavoro, signor Charizard. Ottimo lavoro, signor numero 6. Ottimo lavoro. Ok. Giga assorbimento adesso su Zarena. Fa il giusto. Va bene. Adesso lui gli è rimasto il Primarina che deve dormire ancora, perché è rimasto lì, cioè l'ha tolto subito. Quindi noi facciamo tranquillamente la stessa giocata di prima. Cosa può andare storto? Tipo Zarena, Scarf con Frana che non esiste e mi shotta tutti, e allora sì, ma non è il caso, ecco, nel senso. Vediamo il danno su Primarina adesso che c'è il sole. Niente, comunque, vabbè, pazienza. Vediamo se Giga Drain forse neanche prende il KO. Vabbè che siamo Life Orb. No, neanche. È il Primarina più tozzo che abbia mai visto. Si sveglia Primarina. Psico rumore. Vabbè. Ok. Disperazione sul viso. Va bene, dai, la prima è andata agile. Ok. Non quante Heatwave abbiamo tirato in questa partita? 4. Quindi abbiamo già 2 miss su 8 onde calde. Non è male, non è male. Per fortuna abbiamo un solido Venusaur che ci completa il lavoro. Ok, dai, la prima è andata, adesso ne andiamo a cercare subito un'altra. Nel mentre che cerchiamo la partita, io vi ricordo che se voleste vedere gli episodi di Reg G, sono sul canale, trovate tutti gli episodi con le generazioni dalla prima alla quinta. A lui ci manca un Pokémon, ragazzi. O è un bug,
Lui ci manca un po', crema. Non so, che cazzo. Un bel send. Tyranitar ci squaglia. Tyranitar ci squaglia. Non sembra, ma so quello che sto facendo. Quasi. Facciamo Charizard, Venusaur. E poi Ninetales, Clefairy dietro. Clefairy ha After You apposta per la Trick Room. Ora non mi ricordo se Clefairy è più lento, quindi in Trick Room attacca più veloce di Dusclops. Mi sa che lo scopriremo presto. Dusclops e King Gambit. Ok. Beh, allora... Allora qui... Possiamo fare... Onda calda, sonnifero. Perché io pensavo mettesse in Didi che si redirectasse addosso il sonnifero, perché sennò... Non so se tirare Charizard. Forse mi conviene. Perché tanto non penso che tirerò altri questa partita. E sonnifero qui. Ora vabbè, King Gambit tirerà col culo che ho. Sarà fuoco. Adesso che girano tutti o buio o folletto, sarà sicuramente AV fuoco che regge l'ira di Dio. Va bene lo stesso. No, King Gambit protegge, va bene. Allora, se noi facciamo... ecco, l'unica cosa è spero di non scottare Dusclops. Abbiamo anche grittato. Non ci credo, no. Va bene così, non ho nessun problema. Allora, niente, a questo punto dobbiamo fare un lavoro di fino. Farei dentro Clefairy al posto di Charizard, qui bisogna... E proviamo a addormentare King Gambit a questo punto. Qui bisogna... Oh, santo Dio. Calma. Ricomponiamoci. Si può ancora salvare la situazione. Ok, ignora Venusaur, tanto mica ti faccio sonnifero. Ok, ho capito perché l'ha ignorato, perché non c'era assolutamente bisogno di... Allora, qui niente, facciamo, sono qui, no, facciamo After You, e iniziamo a fare Air Power qui, è la scelta più saggia, no, forse mi conviene tenere l'After You per Charizard, anzi, proteggiamo e Geoforza. Bisogna iniziare a danneggiare, perché sennò... Tyranitar. Ecco fatto. Abbiamo un grosso problema adesso. Un problema enorme. Ah, lui non è neanche con la doppia mossa buio, quindi Clefairy is in danger. Buon danno. L'abbiamo droppato e quindi lui si boosta. No, ma cos'è sta partita? Cos'è? Ma perché? Dai. Ma dai.
niente. Allora, a questo punto bisogna che facciamo cortesia. A questo punto, essendo che non c'è Dusclops, siamo i più lenti in campo con Clefairy. Facciamo cortesia e air power ancora. È che è Tyranitar il problema, capito? Siamo un po' ingabbiati, ragazzi. Lo so, sto mettendo un Pokémon Scarf sotto Trickroom, ma sta partita è nata male, finirà peggio. Finish! No, vabbè, cioè, questa partita è stato tutto quello che poteva andare male è andato male. Oh, mi mancava, Dondoso, mi sei mancato tantissimo. Potrebbe essere finalmente la partita di Gyarados. Non ha meteo. Questo è già qualcosa. Potrei partire di Ninetales, Venusaur, Charizard e Gyarados. Io purtroppo su Dragonite non ho mossa terra per danneggiare Metagross e Tinkaton. Con Dragonite non li tocco, perché ho proprio il decalogo delle mosse che non toccano il tipo acciaio. Proviamo a portare Charizard dietro, guarda. Solo per togliermi lo spauracchio dei tipi acciaio. Importantissimo non perdere Venusaur i primi turni. Ok. Allora, il mio Ninetales per quale motivo è Terra Folletto? Qui avrei potuto anche terare Ninetales, tipo, però sono in pericolo dall'amico lì. Potrei fare fuoco fatuo su Metagross, scottare Metagross, ci sta. E con Venusaur proverò a fare un... chi è che mi minaccia? Mi minaccia lui di mossa psico, però vabbè. Proviamo Geoforza qui su Grimora. Se terra erba vorrà dire che non terrà Dondoso dopo. Non terrà erba, perfetto. Arrivederci Grimora! È stato bello. Se non missi fuoco fatuo, a me va bene, eh. Bravo. Perfetto. Vediamo lui cosa ha combinato. Levito roccia. Amico, non siamo in singolo. Peraltro, lui... non fa ridere, ve lo devo dire. Charizard prende 50% quando entra. Quindi abbiamo già un Charizard a metà vita. Fa ridere. No, non ridete, per favore. Hydreigon. Quindi non ha portato il Dondoso. Vabbè. Ok. Allora, adesso... noi cosa possiamo fare di bello? Addormentare Hydreigon sarebbe fantastico. E iniziamo a fare un po' di onde calde. Vi piace come idea? A questo punto il problema è Hydreigon. Che Terra? Vediamo cosa diventi. No, Terra Metagross. Normale. Detona. Questo detona. Porca vacca. Non ci voleva. Per niente. Ma vai a pensare che trovi il Metagross che esplode. Vabbè che con un team del genere... vabbè, pace, abbiamo perso i due qua davanti. E quindi adesso abbiamo un Charizard con metà vita e anche Gyarados prende tanto, 25%. Normal Gem addirittura. Non è riuscito a uccidere nessuno dei due. Sei veramente una sega. No. Calma. Ci vuole rispetto per gli avversari. Sempre.
Allora, lui qui è Tinkaton. Ok. A questo punto sto pensando se, perché lui potrebbe far fake out dove? Su Venusaur per non farsi addormentare. Sì, potrebbe. Cosa facciamo? Teriamo Ghost su Venusaur come dire, non prendere il fake out, cercare di addormentare i Dragon. Proviamo a far così. Tanto i Dragon Scarf non è perché è protetto, quindi No. Perfetto. Giocata ottima, spaziale. Fammi un bel danno su Tinkaton. Buon danno su Tinkaton. Me lo scottassi anche? No, vabbè, adesso non esageriamo. Ok, perfetto. Adesso cosa facciamo? Io andrei tutto su Tinkaton. Andiamo tutto su Tinkaton. Isoliamo i Dragon, così ce ne occuperemo poi dopo. Facciamo un 2 contro 1. Un 2 contro 1, però attenzione, con dei Pokémon. Abbiamo anche crittato Tinkaton, come sculi! Un 2 contro 1 con dei Pokémon che saranno molto danneggiati. Anzi, addirittura è un 4 contro 1 perché lui continua a dormire. E quindi facciamo Helping Hand e Sludge Bomb. Helping Hand perché tanto onda calda non è che gli fa quel... È meglio dare un boost in più a Sludge Bomb. Perfetto, 4-0. Proprio di lead. Ragazzi, un primo episodio che già ci ha regalato un sacco di emozioni, giocate strane, ma il battle spot è questo e altro. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche perché arriveranno prossimamente i video sui prossimi team mono regionali. Andremo con la seconda gen, ovviamente andiamo in fila, e regione di Johto stiamo arrivando. Vi saluto, un bacione, alla prossima, ciao!